e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, ragazzi, siamo qua in quel di Torino, o meglio, in quel di Chieri, per fare un video veramente epico, perché alle nostre spalle abbiamo uno sparapalloni che dovrà essere testato da due portieri ex professionisti. Sicuramente la miniatura l'avrete già visti, li conoscete benissimo. Uno è un ex Bologna, è un ex portiere della nazionale albanese, l'altro è un ex Atalanta. Signori e signore, facciamo entrare i due portieri pro. Let's go. Eccoli qua. Allora, addio. Prima volta sul canale dove vi incontrate. Allora, quest'oggi prima sarete nemici e poi amici. Sarete amici, perché inizialmente sarà una sfida uno contro l'altro, poi dopo dovrete unire le forze per cercare di battere questa macchina che è già stata testata in altri video, che sicuramente avrete già visto. Lasciamola spenta, no? Lasciamola spenta. Da spenta forse più battibile. Forse. Da accesa lo scopriremo in questo video. In che cosa consiste questo video? Allora, 5 tiri a testa. Okay. 5 tiri. 5 spallonate a testa. Vediamo cinque traumi. Vediamo sulle 5 fucilate quanti ne riuscirete a parare. E poi facciamo 10 tiri in cui sarete insieme e dovete cercare di fermare questa macchina. Iniziamo. Vogliamo insultarla, poverina? No, poi si offende. Però abbiamo capito. Poi il proprietario più che altro si offende, che è lì dietro che si sta preparando. Forte, attenzione, trattatemela bene. Giustamente, Gabri, partiamo piano, no? Partiamo piano, li scaldiamo un po'. Molto lentamente, poi facciamo partire i missili. Aumentiamo. Assolutamente. Ok. Traumatizziamo bene. Voi portieri siete caldi, vi siete già riscaldati. Caldi, la voglia. E quindi andate direttamente in porta. Parte pack? Oh, sì. Quindi parte portieri in casa? Sei sicuro? Ok. Sergei contro Pechè. Ci siamo. E allora ci siamo, Peco è pronto, accendiamo questa macchina. Là. Opla, cominciamo a 70, andiamo piano? Eccola qui che parte. Sì, andiamo piano. Primo tiro su 5, partiamo in maniera graduata, quindi arriveremo al quinto che sarà veramente una bomba. E allora, sei pronto? Quando vuoi. Morbida. Primo tiro, morbido. Peco c'è, i riflessi ci sono, adesso sta a Sergei. E allora, bella vita. Gran bella parata. Possiamo dire che Sergei è stato più impegnato di Simone, però per pareggiare un po' i conti, cosa facciamo? Aumentiamo leggermente. Aumentiamo. Allora, facciamo una cosa, due in più, 2 km a poco. Anche 5! Abbiamo la sfida. Allora testiamoli questi ex portieri professionisti, eccoli qua. Oh! Ragazzi, andiamo! Questo è già un tiro molto più impegnativo, Ok. Sei pronto? Allora vediamo Sergei. Attenzione, signori! E qui Sergei si porta in vantaggio. E allora Sergei si porta in vantaggio. Vediamo se Pechini riuscirà a recuperare. Come ce la giustiamo adesso? Pecco, sei pronto? Ho alzato di po'. Alzato di Pecco. Dai, di Pecco. Devi recuperare? Vai! Oh. E questa adesso voglio vedere. Terzo tiro, ragazzi, questa era a dir poco imprendibile. Sei pronto? Va allo sbruffone. Sento superiore! No. E viene bucato. No. E quindi Sergei allunga le distanze sempre di uno. Ciao! Ma a che tiro siamo? Siamo al quarto. Cosa vogliamo fare? Aumentiamo? Allora, aumentiamo. Cambia la direzione, però. Dimostra. Siamo pronti? Dimostra. Te la faccio partire dall'alto, così la vedi entrare in porta e anche nella spara pallone. Ah! Oh! 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 Ha dimostrato che è all'altezza. È all'altezza questo portiere. Non a caso ha giocato in nazionale albanese, signori. C'è chi gioca in nazionale albanese e chi in nazionale cantante. Siamo pronti? Arriva, Ora sta Sergei. Se la para, potrebbe essere finita. Ma cosa ha preso? Signori, non so se è chiaro. Come vola. Mamma mia, che parata ha fatto. Siamo all'ultimo tiro, signori.
Peco non può più sbagliare e deve assolutamente prenderla questa. Mentre Sergei può ancora sbagliare per far finire questa sfida in pareggio, signori. Gabri, siamo a 95. 5. 96. Ma 97. Ci siamo? 97, richiesta del Peco, ci siamo? Wow! E quindi Peco c'è, signori. Peco c'è. E ora sta tutto nelle mani, o meglio nei guanti dell'ex Atalanta, signori. Pronto? Pronto? Andiamo, Sergei. Andiamo. Questa è tua, Prendila. In fondo al sacco. E Sergei si dimostra un portiere veramente all'altezza. Portiere del nazionale cantante. Ragazzi, chiamate un altro portiere che noi abbiamo finito, ragazzi. E quindi, signori, ragazzi, di uno, ma solo di uno, perché ragazzi, il livello qua è veramente alto. La sfida. Altissimo, parla altissimo. Bene, per favore. Esatto. Scusa, scusate. Allora, Gabri, come hai visto questi due? Beh, ricordiamo che bene. Tu sei un preparatore di portiere. Assolutamente sì. E quindi li ho visti bene, potrebbero fare molto meglio. Ma sì. Cagare, nettamente bene. Quindi no, diciamo che per essere della nazionale cantante. Quindi diciamo che lei è un po' facilitata. Sì, dai, ho detto anche dove tiravo. Va bene. E allora adesso rivedremo. Imprendibile se non fosse stata dichiarata dove arrivava la palla, cioè una roba difficile. Adesso però uniamo le forze. Uniamo noi le forze. Andiamo da questa parte. E quindi dall'altra su 10 tiri vedremo quanti ne riuscirete a parare. Quindi adesso non sarà più un uno pseudo uno contro uno. Tanto le clip più mie e sue le abbiamo. Quindi per noi siamo a posto. No, perché qua se fate delle papere poi si vede. Quindi dimostrate fino alla fine. Qua non dichiariamo proprio più. Bravissimo. E allora andiamo a combinare il macello, signori. E allora i portieri ci sono, sono pronti, sono ben posizionati in porta. Soprattutto. Gabri, come ci comportiamo? In questo caso sono due portieri, una a destra e una a sinistra, io calcerò fortissimo centrale. Fortissimo. Allora, ci siamo? Divertiamoci. Pronti? Parte, primo tiro. Oh! È reattivo il ragazzo! È reattivo! Io non abbasso di un chilometro orario. Siete pronti? Oh, tenete le mani dure, Che qua c'è? Bella! Secondo tiro andato. E mancano 8, signori. Pinno ma non sapete dove. Vai pure col terzo. Wow! Mamma questa l'hai mia, parata! Parata ha fatto, ragazzi! Questa è parata! E qui ci sono gli applausi del direttore. Guarda, mi hai fatto un piacere enorme. Mamma mia! Tutte parate bene queste. Oh. Altra ennesima parata di livello da parte di Simone, ragazzi. Questa la prendete! In fondo al sacco la dovete prendere! Wow! Ragazzi, da apprezzare il replay, come ci sono girati tutti e due, hanno visto la palla volte però l'ha presa. Quinto tiro, siamo alla metà, un gol solo. Male. Siamo. Siete? Allora, la prendete questa, in fondo al sacco, di nuovo. E qua si sono fatti beffare ancora un'altra volta. La palla dei Maya. Guardala qua che bella, Siamo! Mettetevi d'accordo o mettiamo i semafori? Ancora centrale, signori, non ce l'hanno fatta a pararla. Adesso ragazzi, proviamo a mirare l'incrocio, a vedere come se la cavano questi portieri fenomeni. Bella parata, complimentoni. Molto bella. E qui Sergei risponde presente. Gabri, manca gli ultimi due tiri, come facciamo? Dobbiamo fare gol. C'è solo un trucco, tirare a centrale fortissimo come prima. Stop. Pronti? Wow! Questa, signori, è stata la signora parata. Lui adesso minchia lì, poi va a casa. Fasciatura, off camera, mi chiedo se sbaglio. Classico. Aspetta, allora, ce lo gioco. Mi sa che domenica non gioca. Oh, guarda la mano, Mi sa che la fasciatura è ben fatta. Noi abbiamo vinto, ma vi facciamo fare l'ultimo tiro giusto per. Come giusto per? No, ne manca uno, adesso vediamo. Siamo sopra di tre. Siete sopra di tre. Buono. Complimentoni perché avete fatto veramente le grandissime parate. Facciamo... Siamo arrivati all'ultimo tiro, Gabri. La schiantiamo sotto l'incrocio, a 100 all'ora. Semplice. Semplice. Allora, pronti? Quasi presa, è finita lì, signori, sotto l'incrocio. Ma ragazzi, la vera vittoria di questo video sono questi due magnifici portieri che si sono veramente dimostrati all'altezza di questa impresa, impresone. Ragazzi,
complimentoni. Devo dire che in video no. No, 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 ragazzi, dal vivo sono un'altra cosa. Sono veramente mostruosi. Se non ci credete, veniteli. Siamo qua. Siamo qua. Simone Pechini, complimentoni. Dopo il pallone d'oro dei giocatori potrebbe arrivare il pallone d'oro dei portieri, anzi il guanto d'oro di YouTube Italia. E secondo me voi due potreste contendervi veramente questo ambito premio. A meno che non usciamo subito nel primo incontro. Ci incontriamo io e lui. Il primo che esce poi discesa facile per l'altro. O a meno che non ci siano altri portieri più forti. Ah. Chi? Non ne conosco. Commentate degli altri portieri da portare e provare a testare contro loro due. Portieri veri, non portieri per finta. Dissing! Non è nessun dissing, è la realtà delle cose. È sono obiettivo nella mia vita. Io dico le cose che penso. È giusto. Portieri veri, per favore. Portieri veri, scriveteli qua sotto. Veri, sottolineato. E allora, ragazzi, io vi ringrazio. Mi raccomando. Grazie a te, Sam. Seguite il canale di Sergei GK perché deve arrivare a 300.000 iscritti al più presto. Seguite anche Simone Pechini che fa sempre dei grandissimi contenuti su TikTok, Instagram, su tutte le sue piattaforme. Chi lo sa, presto anche lui si aprirà un suo canale, non lo so, eh sì, tutto può succedere. Guanto d'oro di YouTube Italia, scusate, uno deve fare YouTube. Portiere, vero, sì, che sì, fa YouTube. Per ora lo fa bene sul mio canale, grandissimo portiere, ragazzi.